L'Istituto rappresenta, e lei con la sua presenza qui, la possibilità che ci sia una reale combinazione fra didattica e tecnologia. Di cosa parliamo nell'ambito dello studio applicato che loro qui presentano? Beh, la particolare questa tipologia di scuola richiede molta tecnologia, in quanto i ragazzi devono avere una preparazione tecnica e professionale elevata e i programmi che noi svolgiamo sono programmi stabiliti a livello internazionale e la sigla è la STCW, che sarebbero i minimi standard che devono conoscere i diplomati per poter accedere al mondo lavorativo, per poter fare a bordo gli ufficiali ovviamente. Questo richiede un uso molto intenso dei simulatori, quando non possiamo portare i ragazzi tutti i giorni a mare, anche se la scuola è organizzata con progetti. In questo momento per esempio ci sono dei ragazzi che sono imbarcati, però quando sono a scuola facciamo didattica, per cui noi siamo dotati di simulatori, ne abbiamo diversi. Questo che qui abbiamo in questa sede è l'ultima generazione, in quanto è un simulatore con cartografia elettronica, richiesto proprio adesso dall'AIMO, l'Organizzazione Internazionale Marittima, ed sarà obbligatorio entro il 2018 su tutte le navi. Quindi la scuola si è premunita in anticipo in modo tale che tutti i ragazzi conoscano questa tipologia di navigazione, cioè una navigazione che si chiama con sistema ECDIS, sotto sistema ECDIS. Cosa significa portare il mare fra i banchi? Poter sperimentare a scuola, seduto tra i banchi, delle esperienze anche di navigazione estrema, perché il simulatore consente di variare le condizioni ambientali, di luce, di situazioni. Allora noi possiamo simulare di navigare di notte, di navigare col mare a livello 6-7, con vento fortissimo, in un porto, in una zona di mare ad intenso traffico. Quindi in questo modo i ragazzi si abituano innanzitutto ad avere quella serenità di una guardia di navigazione, il che non è poco, perché oggi i ragazzi sono abituati alla velocità, la nave non è veloce, quindi stare lì e incominciare ad assimilare il concetto di tempo lungo, non tempo breve, è già questo un adeguamento, questo è il problema. Quindi allora poi poter simulare condizioni di mare estreme possono appunto verificare. Ecco, il mare in questo caso possono anche non incontrare quel mare, però a questo punto hanno fatto già qualche esperienza. Buon vento. Grazie.